Ciao, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Daria. Come potete vedere, nuova location, quindi sono ancora in fase di trasloco e sto cercando la postazione ideale per registrare. Spero che audio e video siano di una buona qualità. Oggi vi voglio parlare del profumo di Barbie. È uscita una collezione strepitosa ispirata al film Barbie The Movie. Io ho quasi tutta la collezione, però oggi voglio principalmente parlarvi del profumo. Tutto il resto della collezione l'avete sicuramente visto su Instagram, se invece non mi seguite, recuperate, mi trovate sempre come Lilla Cupcake e potete vedere tutti i contenuti extra, anche in riferimento a questa collezione, lì nelle stories, perché sono molto più attiva lì. Per tutti gli altri, grazie per il supporto e se non siete ancora iscritti a questo canale, mi raccomando, lasciate un like, commentate qui sotto, attivate la campanella per non perdere tutti i nuovi contenuti e ovviamente iscrivetevi al canale. Detto questo, io direi iniziamo subito. Allora, Lascio in questo settembre ha lanciato la collezione in collaborazione con Barbie. Io ho quasi tutta la collezione, ho una bomba da bagno, ho un sapone a forma di borsetta, bellissimo. Tra l'altro ottime fragranze scelte, ovviamente il colore predominante è un fucsia rosa Barbie per l'appunto. Il prodotto che ho qui che vi voglio menzionare è Barbie Dream, uno sugar scrub, è bellissimo, l'ho utilizzato anche sul viso, ha dei granuli che non sono aggressivi. All'interno c'è il liquore di cacao ruby, c'è del limone. Questo connubio un po' panna e fragola non mi disturba, non è stucchevole. I granuli non sono aggressivi, quindi perfetti per una pelle sensibile come la mia. E questo è, diciamo, uno dei prodotti preferiti nell'ultimo periodo e che ho qui con me. Gli altri ve li ho già mostrati su Instagram, ma il video di oggi, come vi dicevo, è totalmente dedicato al profumo proprio di Barbie. Il profumo in questione è lui, con un pack 100% riciclato, quindi cartone riciclato, serigrafie di Barbie in ogni dove, con la scritta Barbie per Lush. Questo profumo è veramente fresco, scherzoso, divertente, ma vi stupirà. Ovviamente di primo impatto ci si aspetta un profumo che sappia di plastica, un po' di bambola. Non è propriamente così. Ve lo descrivo. Il profumo in questione è in un formato da 30 ml per un costo di 45 euro. All'interno però vi posso dire che ci sono degli oli essenziali di altissima qualità, quindi bastano veramente pochi spruzzi. Vado a vaporizzare ed è avvolgente, ammaliante, bellissimo e secondo me sarà il tocco pop per questo autunno. All'interno c'è della ciliegia molto forte, molto protagonista, smorzata da un'arancia amara, poi c'è la fava tonka, il tutto abbracciato ad una mandorla. Quindi è fresco, giocoso, divertente, a tratti però nella sua asciugatura si riscalda con la ciliegia e con la mandorla. Mi piace moltissimo, non sa propriamente di plastica o di bambola, il che so che qualcuno può rimanerci male perché non sa di Barbie, sa dei suoi accessori. In realtà quando io ho sentito questo profumo mi sono venute in mente le sue scarpette fucsia di gomma. Non so se vi ricordate, ma quella plastica non odorava prettamente solo di plastica, ma avevano un odore di frutti rossi, di ciliegia, di amarena e anche di mandorla, o almeno quelli che ricordo che avevo io odoravano così. Quindi questo profumo non sa principalmente di bambola classica, sa degli accessori della Barbie. Come durata e come sillage vi posso dire che sono veramente formidabili, molto forti, bastano pochi spruzzi. Io ad esempio ho fatto due spruzzi e guardate com'è lucida la mano, ha un potere grippante veramente molto strong, è un adesivo e dura veramente tantissime ore, ha una bella ampiezza
di proiezione, quindi attenzione anche con gli spruzzi, soprattutto se siete in ambienti chiusi o lavorate in un ufficio, quindi a stretto contatto con altre persone per non disturbare gli altri. È un profumo non solo adatto per le ragazzine, ma anche per una signora, perché questa mandorla rende la ciliegia un pochino più adulta e non solo un profumino banale per ragazzine. Se mi chiedete una declinazione, sicuramente la declinazione è prettamente femminile, anche se io non categorizzo più i profumi. Ve lo indico semplicemente per chi ancora riesce ad orientarsi con la vecchia distinzione uomo-donna. Posso quindi dirvi che è estremamente femminile, molto dolce, non c'è una parte di zucchero filato, c'è tanta dolcezza data dalla fava tonka e questa ciliegia quasi sciroppata. Qualcuno lo ha definito come sciroppo per la tosse. Vi posso dire che invece a me piace tantissimo, perché in realtà nell'asciugatura questa arancia va a sgrassare tutta questa dolcezza, quindi io la parte chimica di uno sciroppo ai frutti rossi io non ce la sento proprio. Sarà che sono innamorata dell'idea di questo profumo e probabilmente il mio cervello si condiziona così, ma mi piace tanto e vi posso dire che ultimamente la mia comfort zone è mandorla e anche ciliegia, insomma tutti i profumi che sono prettamente dolci. È quindi un ambrato vanigliato unisex del 2023, fresco di uscita, che mi sta facendo impazzire. Posso aggiungere che il formato da 30 ml è travel friendly e soprattutto un formato giusto, perché è così concentrato che va benissimo il 30 ml, vi durerà comunque una vita, perché bastano pochi spruzzi. E per chi non rinuncia a una scia forte, potente, zuccherina, però che non sia disturbante, questo veramente è perfetto. Non so ancora fino a quando sarà disponibile questo profumo, quindi magari affrettatevi o online oppure negli store di Lush, perché è veramente una chicca. La sua asciugatura mi riporta un po' a quando ero bambina e quindi trovo che sia un profumo che mi conforta parecchio, mi rasserena, però lo utilizzerei anche per un evento, per una cena, l'ho utilizzato anche per incontri importanti, quindi non è un profumino banale, non è scontato e soprattutto non vi rende troppo frivoli. Capisco che il profumo di Barbie rende già un concetto un po' più superficiale, ma vi posso garantire che invece a me è piaciuto tantissimo ed è un gran bel profumo. Come proiezione sillage, a paragone degli altri profumi di Lush, vi posso dire che è fortissimo come Vanillary e come Love. Io lo sto veramente amando. Penso che rientra sicuramente nei miei top dei profumi di Lush. Sta scavalcando proprio questi due che vi ho menzionato, e che è difficile perché sono sempre i miei preferitissimi di sempre, ma questo è veramente buono, dolce e confortante. Vi posso dire che da boccetta ha un odore un po' più di mandorla amara, ma sulla mia pelle invece si scalda tanto e questa polverosità della fava tonka si sente molto distintamente ed è dolcissimo. Quindi provate ovviamente sempre su pelle per un feedback più veritiero. E questo è quanto, io spero di avervi tenuto compagnia, strappato un sorriso. Fatemi sapere se avete avuto modo di provare questo profumo, se insomma avete già sbirciato questa collezione sia sul sito che negli store. Terrò anche la scatolina, non sempre tengo la scatola, però la tengo quando merita o quando so che comunque la boccetta è trasparente e non voglio far rovinare la fragranza, quindi li tengo al buio, protetti, nella scatolina. Però questa è proprio da collezione, con tutte le serigrafie olografiche di Barbie. Ci sono tantissimi prodotti di questa linea, sia corpo, anche capelli, perché ad esempio mi è stato inviato uno shampoo di Barbie con della mica rosa all'interno.
c'è un'avvertenza sull'etichetta di fare attenzione perché potrebbe colorare temporaneamente i capelli. Ora, io non vi so dire, lo devo ancora provare e testare. Magari per una ragazzina è qualcosa di più divertente. Io devo un attimo capire se è fattibile questa cosa su di me, ma vi aggiornerò e ci sentiamo sempre per tutti gli aggiornamenti su Instagram. E nulla, spero di avervi tenuto compagnia, strappato un sorriso. Mi raccomando, seguitemi su Instagram per 4 chiacchiere insieme. E se volete supportare questo canale, mi raccomando, è importante lasciare un like, commentare qui sotto, attivare la campanella per non perdere tutti i nuovi contenuti e ovviamente iscrivervi al canale. Io sono in fase di allestimento, mi muoverò un pochettino per casa per trovare la giusta postazione. Ci vediamo senz'altro in un prossimo video, vi abbraccio forte, alla prossima, un bacio, ciao!